Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Car Trader Simulator, gli stessi realizzatori di Train Station Innovator, che non ho mai provato però a dire la verità. Che cos'è Car Trader Simulator? È un gioco che io ritengo anche piuttosto originale, dove andremo a commerciare auto che avremo prima magari acquistato, riparato, sistemato o addirittura rubato. Lo proviamo insieme, giochiamo al tutorial iniziale in modo che impariamo un pochino. Il gioco è in italiano, ma in realtà da quello che ho potuto vedere non è tradotto proprio benissimissimo. Cioè, sembra più un Google traduttore, però vabbè, intanto ci fa comodo, insomma, noi che ci lamentiamo sempre della lingua mancante. Adesso un tentativo perlomeno c'è. Il tutorial inizia a spiegarci quello che è successo prima ed ha un sistema di movimento che ricorda un pochino quello di 911 o 112 Simulator. Cosa sta facendo? Stai zitto, ce la faccio quasi. Va bene, questa macchina non è male. Cioè, stiamo rubando perché c'è il simbolo del grimaldello. Deposito di rottami di un amico di mio zio subito dietro allo stadio. Sì, lo so, ho comprato il mio BVM. Allora, bisogna cliccare qua, perché praticamente noi adesso abbiamo rubato l'auto, ci stiamo muovendo su questa... Cazzo, polizia, ci metti sempre nei guai, stai zitto e guarda se ci stanno raggiungendo. A questo punto il tutorial ci sta dicendo dove fuggire, infatti vedete che la polizia ci sta inseguendo. Clicchiamo là e lui va in automatico a fuggire, ovviamente sulla strada principale, dove non ci troveranno sicuramente. Va bene, cosa stai facendo? Questo è lo scrapyard owner, quindi il proprietario della discarica. Non puoi usare il mio sfasciacarrozza in questo modo. Sto chiamando tuo zio, ti porterà a casa e tu non voglio più vederti qui, ladro. E porta questa macchina con te prima che qualcuno la veda. Va bene. 2 ore dopo. Adesso la rimettiamo a posto, gli cambiamo il colore, la targa. Perché lo stai facendo, ragazzo? Se hai bisogno di soldi puoi lavorare per me. Sicuramente ne uscirai meglio che tuo amico, che è appena stato catturato. Abbiamo denunciato lui, ma non vabbè. Guarda, questo ha messo Mazda recuperata in vendita. Qualcuno, veloce, fare un'offerta prima che sparisca. Ok, praticamente dobbiamo fare un'offerta. Ancora. E io... Stanno offrendo come dei pazzi, ma... Non si fermano. Io clicco, ma vedete che diventa verde quando è nostra l'offerta. Ma al momento così abbiamo finito i soldi, sì, perché avevamo 14.000. Oh no, qualcuno ha offerto di più, deve essere stato un collezionista. Avevamo 14.000, siamo arrivati a 14.000. Va bene, di al meccanico di comprare un po' di rottami per strada per l'officina. Va bene, allora clicchiamo qua e facciamo acquista. Praticamente concentriamo su qualcos'altro, abbiamo bisogno di una nuova officina. Dai un'occhiata e vedi cos'è attualmente disponibile. E acquistiamo questa, 1000 costa. Vuoi comprare questo garage per 1000? Sì. Ok, ora qua i possedimenti sono questi. Ora che abbiamo qualche soldo, controlla l'offerta, assume un meccanico. Va bene, andiamo ai lavoratori. Abbiamo Jack Helpful, Jack l'aiutante, insomma, Jack utile. Assumi. Per zero, uno che piace lavorare, insomma, e vive d'aria. Compagli un attrezzo. Ah, cassetta degli attrezzi piccola. Molto carina questa cosa. 500 però ci costa. Bella cassetta attrezzi della mia. Poi, questo glielo trascino sopra in modo da poterlo far lavorare. L'auto che ho comprato ieri è pronta per il ritiro. Il mio amico che è in città, puoi andare a prenderla per te e portarla all'officina. Vabbè, clicchiamo qua e andiamo a prenderla. Deve averla, dopo averla consegnata all'officina, devi dirgli lasciarla lì, altrimenti la terrà sul carro attrezzi. Va bene. Vediamo cosa succede. Quindi? Ok. La portiamo in officina. Quindi?
Ok, la portiamo là, allora. Clicchiamo. Qua è goccia, che significherebbe probabilmente scarica, drop. È questo che vi dicevo, la traduzione è un po' così. Ok, l'abbiamo scaricata nel garage, perfetto. Ora andiamo qua e licenziamo il nostro amico. Sì. Abbiamo Jack Helpful, ha già finito di lavorare per noi. Ok, adesso andiamo. No, no, abbiamo dispiegato il nostro Jack Helpful. Ok, sta riparando l'auto ora. Ok, ora che hai i rottami, mandalo all'officina. Ah, ci ha portato dei rottami. Fagli riparare la macchina, è meglio ripararla completamente. Ah, ok, ci siamo fatti consegnare dei rottami. Ora andiamo all'officina. Ok, no, è da capire un pochino sta meccanica qui, che può non piacere, però abbastanza carina, originale come cosa. Ok, clicchiamo qua, clicchiamo sulla macchina che ci siamo fatti scaricare prima. Jack Helpful Conrad Tutor. Ok, clicchiamo sull'auto. Ok, il doppio clic. Ok, vediamo l'auto, possiamo andare a vederla ingrandita un po' come fosse un'inserzione. Manca un meccanico, Jack Helpful, che è già in zona, e gli facciamo riparare tutto con... Ah, ok, ci va a spendere questi sorti di rottami qua che abbiamo recuperato dalla discarica che abbiamo ordinato, più dei soldi. Ok, sta... ma figo, perché ci dà anche le cose, sta riparando la batteria, airbag, ruote, il cambio, le varie ruote, il turbo, il motore, sta riparando un sacco di roba. Vediamo un po'. Sì, dovrebbe aver finito. No, quasi, quasi. Anche gli airbag li sta sistemando. Hanno ognuno un prezzo singolo di quello che ci costa. Gli uccelli cinguettano che una donna ama le macchine rosse. Sì, va bene. Questo è tutto ciò che conta per lui. Quindi verniciamo quella che abbiamo. Ok, vabbè, in pratica dicevano, un uccellino mi ha detto che le donne amano le macchine rosse, quindi ciò che conta per allora, va bene. Ok, va bene, facciamolo. Verniciamola di rosso, ma così non è rosso, mi servirebbe un po' più rosso. Vabbè, vernicio è rosa. Ricorda che devi premiare i tuoi dipendenti per il loro lavoro. Ok, questo meccanico merita sicuramente un aumento dello stipendio. Bravo, hai fatto il tuo lavoro, hai riparato una macchina e io ti promuovo. Vabbè, ricorda che devi pubblicizzare le tue auto. Ok. Sì, sto tutorial, devo dire, è più un intralcio perché non si capisce molto. Il gioco è intrigante, quello non lo nego, però mi piacerebbe esplorarmelo per conto mio. Vabbè, doppio clic. L'auto adesso qua è stata riverniciata, è stata sistemata e pubblicizziamola con $500. Il tuo cliente ti sta chiamando, questa pubblicità deve funzionare. Rispondi. Automatico benzina. Vabbè, Rodrigo Lopez. Sì, salve. Ora devi decidere quale delle auto dell'officina vuoi offrire. Invia una foto dell'auto selezionata dal telefono. Avete per caso sedan? Ottima scelta. Sì, ti mando la foto. Eccola lì. Cosa pensi di questa auto? Il cliente non è soddisfatto del prezzo, offrene un altro, devi contattare. Di la verità, menti. E dico la verità. Vietto anteriore e sinistra dei danni? Non posso mentire. Di la verità, è un segreto commerciale, non si rompono mai. Bene, paraurti posteriori a posto. Che due maroni. La condizione è perfetta, si vede dalla foto, te ne mando uno anche dietro se vuoi. L'abbiamo appena riparata. Il vetro anteriore è come nuovo. Sì, basta guardarlo, è perfetta. Mi sta un po', mi sembrava così. Quanto per questo? Cioè, in pratica,
La vostra offerta costa 21.000. Questo è il messaggio che faremmo. Gliela sconto di qualcosina. Facciamo 21.587. Non la troverai più economica da nessuna parte. Hai venduto? Ah, accettato. Ok, l'abbiamo acquistata a 1.000, abbiamo speso 3.000 di riparazione, 500 di promozione, abbiamo fatto un profitto comunque di 17.000. Ricorda solo che tutte le tue azioni hanno conseguenze. Certo, puoi vendere un'auto danneggiata, ma la tua reputazione è importante. Truffare e trattare con le persone sbagliate ti causerà problemi. Per questo vi dico che il gioco lo trovo molto, molto, molto intrigante. Allora, 8.000. Puoi anche pubblicizzare il tuo negozio come hai fatto per la tua auto. Sei pronto a guadagnare qualcosa? Vedete che possiamo pubblicizzare il locale, cioè l'officina, insomma il negozio, via internet, via radio, giornale o tv, ma noi andiamo su quello che apparentemente sembrerebbe il più costoso. Compriamo pubblicità, cioè abbiamo fatto 17.000 di profitto e li buttiamo. Cioè andiamo a pubblicizzare un'officina che non ha macchine al momento, va bene. Se siete a corto di contanti potete chiedere un prestito, ogni prestito ha conseguenze diverse. Qui non c'è spazio per eroi. Prendiamo un prestito a pagamento, un prestito a interessi molto alti, ma sono tuo zio, quindi stavolta te la puoi cavare. Cioè, che tu sia mio zio mi inquieta un pochino comunque. Cioè, chiediamo un prestito a breve termine di 5... Ma è un stortinaggio? Cioè, 5.000 e dobbiamo ridarne 10.000? E prendiamo un prestito. Se vuoi sapere come funziona tutto, puoi aprire l'enciclopedia. E calcolando il livello della traduzione, ho quasi paura. No, io sono sarcastico, però vi dico che non mi dispiace. Qui potete trovare una spiegazione dettagliata, che prendetevi tutto il tempo che vi serve, continueremo quando sarete pronti. Ma mi dà del voi? Sono piuttosto bravo a spendere soldi, sapete, per questo vado al porto. Sai qual è la parte divertente? A volte puoi arrivare fino a 4 macchine, ma un'altra volta non tiene niente. Adoro questa scintilla eccitante al corpo quando apro il container. Un po' come le case, diciamo, i garage da aprire su Car Mechanic Simulator. Veloce, ordiniamo un container. È una sorta di gioco d'azzardo, ci costa... Adesso non vedo, 35.000. Sti cazzi. Ah, qua? Ok. Standard da 0 a 3 macchine e assicurato invece da 1 a 3 macchine. Compriamo. Ora dobbiamo aspettare che arrivi. Sì, vabbè, aspettiamo. Poi ci sono i minuti da aspettare, ma qua il tutorial ci fa attendere. No, non ci fa attendere. E qua apriamo. Ok, infatti, apriamola. Figa questa cosa di gioco d'azzardo. Tengo le dita incrociate. Apriamola. Niente male, ora potete mandare il vostro autista a ritirare l'auto. Possiamo rinunciare, no? Prendiamo da qua l'autista, che è Conrad Tutor, goccia e drop. Lo seleziono e lo mando qua. Bravo, Conrad Tutor. Non potevi passare, vabbè, no, vabbè. Lui fa la strada veloce, quindi... Aspettiamo. Interessante questa cosa del... Cioè poi dubbio è quanto possa essere longevo un gioco del genere. Però... Alla fine tutti i gestionali un po' possono venire a noia. Allora, clicco sull'auto, l'abbiamo caricata sulla bisarca, insomma come si definisce. Potete lasciare le auto nel vostro garage. Ok, clicco lì. Lo seleziono e lo porto al garage. Ok, no, adesso mi è tutto molto molto più chiaro. Questa è la legalità, il pannello di legalità, dal criminale al legale. Questa è la reputazione che abbiamo. Ok, molto interessante. L'anno, la settimana. Andiamo a vedere. Conrad Tutor. Prendo l'auto, lo scarico lì. Ok, un altro modo per aumentare le vostre finanze è vendere le vostre auto al collezionista. Vediamo cosa sta cercando questa settimana. Ma guarda te, quindi vuole una Green Kai Soul. I nomi sono, diciamo, anagrammati. Ora possiamo ritirare la macchina e consegnarla al raccoglitore. Ok, quindi clicco lì, prendo l'autista, prendo l'auto, la carico lì, torno al menu.
dispiego l'autista e gliela faccio consegnare. Quindi l'abbiamo scaricata da un container, non l'abbiamo nemmeno ritoccata, ma la stiamo già consegnando a un collezionista che ce la pagherà, anche perché abbiamo zero soldi, abbiamo speso tutto, quindi... Ah. 18.000. Cioè ne abbiamo spesi 35.000. Adesso lo zio dice assumiamo un ladro. Lavoratori, vediamo, si può assumere anche un ladro, ok, va bene. Volete assumere questo dipendente per zero? Sì, clicchiamo. Dobbiamo dargli a rinominare, ah, potete rinominare i vostri dipendenti. Ladro, per ricordarcelo lo chiamo Garrett. Poi, se usate i ladri, potete mandarlo in perlustrazione. Quindi prendo il ladro, lo seleziono e lo mando qua. Provate ora Shift. Ah, ok, quindi Shift più il destro. 1. Ah, lo devo selezionare. 1, 2. Ah, no, ok, e 3. Shift più il destro. Ok. 1, 2, 3. Ah, gli sto dando vari punti dove andare. Ok, ok. Trovare una macchina per fare un po' di profitto. Non è del tutto legale, ma non tutti i mesi sono pieni di soldi, giusto? Ok, dobbiamo gestircela bene. Deve fare eruzione e portarla. È stato veloce. Ora l'altro deve fare eruzione. Ok, portarla al nostro garage. Questa, ok. Ok, la sta rubando, sperando che non ci becchino, perché sennò parte comunque l'inseguimento nuovamente della polizia. Infatti, attenzione, ci sono un sacco di poliziotti. Ok, fortunatamente il tempo è rallentato, io la porto al garage. Questi qua. Allora, ottimo lavoro, ci sono un sacco di poliziotti. Garrett è stato incarcerato, va bene. Non di nuovo, hanno preso il nostro ladro. Hai un po' di tempo per pagare la cauzione. Ok, questa è la galera. 3.000, paghiamo. Stai attento, non avrai più tempo. Ok, lasciate in pace il vostro ladro, mandatelo al quartier generale. Ok, lo rimandiamo al quartier generale in modo che si riprenda da questo shock di non saper rubare. Allora, Garrett è stato ferito ed è stato portato in ospedale. Ok, ci sta facendo capitare di tutto, giusto per farci capire tutte le disavventure che possono capitare. Guardate, uno dei vostri dipendenti si è ferito, sì, l'ho già capito. Dovete aspettare che si riprenda finché non potrete usarlo di nuovo. Questo è molto chiaro. Ah, qua, ok, è saltato completamente il testo, perché non va, non è stato tradotto probabilmente. Comunque qua ci ha fatto mettere il blocco del telefono in modo da tenerlo sempre qui. Clicco qua e qua abbiamo lo scout, quindi qua è il mercato nero delle auto. Qui abbiamo la possibilità invece di acquistare auto incidentate. 8 stoned. L'acquisto, sì. Chiudo. Sei riuscito a comprare Dutch Vogen Jetson vabbè, per 2.000. La macchina è pronta da ritirare, va bene. Infatti vedete che adesso mettendola questa qua non ok, no, adesso l'ho tolto. Posso andare a prenderlo. Allora, Los Diablos, vado a prenderla. Il mio autista era lì, perché era lì? L'avevo dimenticato dal collezionista la volta prima. Beh, poi mi ricorda anche la mappa di Scotland Yard, questo. Ci giocai da piccolo. Va bene, allora, la portiamo al garage. Ormai lo zio è praticamente morto, parla solo per test incomprensibili. Sì, perfetto, abbiamo scaricato l'auto. A questo punto io presumo che bisogna ripararla. Zio? Non ti hanno tradotto. Queste cose ti rimetto in inglese, però... Vabbè. Allora, Dark Cars. Ok.
Qua si può andare a vendere un'auto o anche acquistarle, però non so se siano auto rubate o cosa, comunque vendi. Ma non è l'auto che abbiamo preso, sì, mostra. Di voler spegnere questa macchina? Sì, va bene. Evidenti problemi che comunque penso non ci vorrà molto da... Vostre offerte, consulta le offerte. Ah, ci stanno facendo delle offerte per l'auto che abbiamo messo in vendita. Questa, accettiamo questa. Ok, ah no, l'abbiamo comprata l'auto, mannaggia. Posso rinominare il garage, ok. Che nervoso però, che non capisco cosa devo fare. Vabbè, acquistiamo un altro posto, questo qua, commissione auto, vediamo un po' cos'è. Vuoi comprare questa commissione? Concessionario. Vabbè, 500 buon mercato, devo dire. Ora, prendiamo questo, prendiamo l'autista, carichiamo la macchina, torniamo al menu, rilasciamo il pilota, l'autista, e gli facciamo portare quest'auto da questa parte qua. Comunque credo che sia abbastanza chiaro come funziona, perché poi quando abbiamo guadagnato altri soldi magari tentiamo la fortuna andando al porto e comprando un altro container. Comunque andiamo a scaricare l'auto, la mostriamo, mettiamo il gioco in pausa e abbiamo concluso il tutorial. Hai completato il tutorial, puoi giocare la campagna in modalità sabbiera, che sarebbe sandbox. Va bene, vi prego, sistematela la traduzione. Non è male, eh? Gioca qualunque. Campagna. Eh sì, ho molta, 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 molta paura, insomma. Ho molta paura. E la chiamiamo Indie Room. Indie Room. Inizi. Ho paura, molta paura. Molta paura perché... no, vabbè, la traduzione poi penso che comunque ci si possa anche passare sopra. Sono testi visibilmente non tradotti. Quindi va bene. Ah, c'è anche la storia. Ancora qualche mese fa la mia vita era normale. Ma no, non era mai normale. Sono stato cresciuto solo da mia madre. Vabbè, dai, vi prego, la solita storia, no, dai. Sì, ero un bravo bambino, ma va bene, dai, andiamo. Ma poi sono finito a rubare le auto. In Old York City. E qua ci stava il tuono con il fulmine. Va bene, questa è la città completa. Laboratori, Indy, aspetta nell'edificio. Indy, dove sei? Indy è sul viola. Aspetto nell'edificio, ma dove? Ah, qua c'è un'asta, abbiamo 40.000, ma ne è incidentata, non mi viene neanche in mente. Fammi vedere dove sei, Indy. La sede, ah, è qua. Quindi, giusto così in conclusione vi faccio vedere i lavoratori che si possono acquistare. Qualcuno sta chiamando. Ok, non lo sentivo suonare, va bene. In questo momento c'è la stagione colore cenere. Ok, perché poi ci sono le tendenze, ok? C'è una chiamata in arrivo, a quanto pare. No, ah, Paola, ok. Buondì! Ciao, vendi le macchine usate? Vero? Sì, vuoi comprare qualcosa? Parlo io per conto mio. Voglio vendere. Ci vediamo breve vicino alla spiaggia, credimi, ne varrà la pena. Non portare la polizia. E qua. Ho molta paura. Vabbè, ascoltate, prima di chiudere vi faccio vedere i lavoratori. Autista, autista, autista. Al momento ci sono questi.
Non vedo l'ada, non vedo nulla. L'info, non c'è nulla. Pubblicità possiamo fare come vogliamo. I prestiti, stessa cosa. Strozzinaggi più che prestiti. Continua a premere ESC per sbaglio tornando lì. Allora, io adesso vado, prendo Indie. Vado a fare goccia con Indy e vado a incontrare questo contatto sospetto. E vediamo cosa succede. No, ma dove cavolo è il mio contatto sospetto? No, a sta tizia qua dove mi ha detto di andare, perché... Che sta succedendo? Aspetta sulla cartina. No, ma dove mi aveva dato appuntamento? Questa è la prigione. Qui? Sulla spiaggia mi aveva detto? Non so. Dove mi aveva dato appuntamento? Questa, forse? Beh, intanto diamo un'occhiata. Non c'è più. C'è più, quindi... andiamo là. Sì, perché io non vedo più la sua... vediamo un attimo. C'è Diesel Duarte Giancosca qua. Ciao, ciao. Perché qua vanno e vengono di continuo. Sto cercando se non c'è per caso. No, non ne abbiamo. Mi dispiace. Mi dispiace. Allora, qua... cosa stai facendo? Aspetta sulla cartina. Non c'è niente! Mi hai dato un appuntamento che non esiste. Vai lì. Vabbè. Dovrò studiarci un pochino. Comunque, intanto, questo era Car Trader Simulator. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché a me il gioco sembra assolutamente intrigante, a parte ironia sulla traduzione un po' discutibile. Fatemi sapere anche voi il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!